Allora, cari amici, oggi appuntiamo un post del Dark Pillatore che riguarda la seduzione e quindi praticamente le differenze uomo-donna. Allora, questi post sono interessanti perché ci fanno capire sempre di più come ci sono le differenze che si accentuano ovviamente durante il dating, ok? Allora, qua viene detto che nel momento in cui inizia questo gioco, praticamente tutte le differenze uomo-donna si accentuano. Diciamo che in realtà quanto più si riesce ad accentuarle, meglio funziona questo gioco, perché l'intento è proprio questo, in realtà, far fuoriuscire sempre di più la natura maschile dell'uomo e la natura femminile della donna, in modo da creare una forte polarità che crea tensione praticamente, ok? Allora, per esempio, una donna si truccherà di più, poi abbasserà di un tono la voce, rendendola maggiormente stridula e infantile. Un uomo andrà maggiormente in palestra per gonfiare i muscoli e userà un linguaggio del corpo maggiormente espansivo. Ah, in realtà il tono di voce il tono di voce è abbassato dall'uomo, se non vado errato, è l'uomo in realtà che tende ad avere una voce più profonda, più bassa, e la donna invece tende ad averla appunto più acuta. Ciò che rende attraenti l'uno all'altro è proprio le sottolineature delle differenze di genere. Infatti le donne desiderano uomini che le facciano sentire femminili e gli uomini desiderano le donne che li facciano sentire veri uomini. Quindi diciamo che tutto ciò che accentua queste nature è quello che piace. Tant'è che durante un approccio, tanto più riuscirete in questo intento, più incrementerete la possibilità di interessare l'altro. Tutto ciò ovviamente non rientra in alcun modo con la visione femminista di appiattimento dei generi, con tutte le sue visioni gender free, qualsiasi cosa voglia dire, se non di creare un mondo che si discosta totalmente dai nostri bisogni biologici e che incrementa la divisività. Allora, dunque sì, io questo posto lo volevo appuntare proprio perché viene detto tutto quello che normalmente ripetiamo qui sopra da qualche secolo. Perché in realtà è proprio questo che adesso non si vuole fare più, si vuole appiattire, si vuole capovolgere. Se voi vedete ormai quando si va a fare questo dating, le donne si presentano ormai come delle uome, con la spada sguainata, si presentano in maniera molto competitiva, come se andassero sul ring a dire io sono migliore di te, vediamo tu che sai fare, ma non è questo che si deve fare in realtà. In realtà la donna si deve porre in una maniera proprio opposta, si deve porre in maniera in un'energia da follower, sempre che lui sia ovviamente in energia da leader, come dire. Quindi si deve accentuare questa differenza di polarità, no? Quindi è esattamente il contrario che si deve fare. Perciò adesso le cose vanno molto male. Perché comunque quanto più appiattisci queste differenze, più ovviamente non si crea attrazione. Che poi queste differenze debbano essere mantenute anche quando la relazione si è stabilizzata. Cioè comunque un minimo di polarità si deve sempre mantenere, perché se no per un uomo è come stare con un collega di ufficio e per te è come stare con un'amica. Non ha senso questa cosa, non ha nessun senso. Quindi in realtà il dating in realtà come dire, è il primo momento in cui si vedono queste cose. Già da lì si vede bene o male che polarità c'è, però chiaramente se tu cominci a fare dating con la uomo che arriva con la spada sguainata in mano, devi già sapere che andrai ad impelagarti in una relazione in cui sarai uno scendiletto fondamentalmente. Quindi perciò è importante vedere queste cose durante il dating, perché diciamo che da lì c'è una coppia in fase embrionale, ma comunque la polarità già si vede. Quindi è molto importante notare queste cose qui.
Comunque è carino questa pagina, Dark Pillatore, alla fine dice delle cose interessanti, lo potete seguire.